Tu stai con la Mobius? Sì. Ho fatto la mia scelta. Incidente, non ero sola. Dove sono gli altri? Devo andarmene da qui. Odore di sangue. Dov'è Joseph? Leslie Withers. Prego? Kid, concentrati. Mi serve la tua attenzione. È una cosa seria. Tutto ciò che facciamo è una cosa seria. Sono pronta. Voglio crederci, ma le parole non bastano. Servono i fatti.
Come dicevo, il tuo bersaglio è Leslie Withers. È un paziente del Beacon Mental Hospital, ma è anche qualcosa di più. In breve, ci serve per far funzionare il nostro STEM. Senza di lui le nostre ricerche sono vane. Non capisco. Il Beacon è nostro. Prendiamolo e basta. Il nostro rapporto con il suo consulente, Marcelo Jimenez, si è fatto piuttosto teso. Il ragazzo è fondamentale. Jimenez vuole attivare un prototipo STEM al Beacon senza il nostro permesso. Ovviamente questo non va bene. Non farti illusioni. Sarà pericoloso. Vieni. Facciamo due passi. Le infermiere aspettano. Ciao. E tu da dove spunti? Jimenez attivasse il sistema, ne verresti risucchiata. Non dovrebbe farlo, ma abbiamo preparato un siero per prevenire la contaminazione. Un vaccino? Per proteggermi? Direi più per nasconderti. Abbiamo sviluppato lo STEM, ma c'è un fantasma nel sistema. Qualcosa chiamato Rubik, che ci chiude fuori. Questo siero dovrebbe proteggerti. Perché mi mandate sola? Non sarai sola, ci sarà la tua squadra del dipartimento. Riceverete una chiamata via radio per un incidente al Beacon. Sarà tutto organizzato. Poco importano le azioni dei tuoi colleghi. Per il bene della missione sono tutti sacrificabili. Vieni, siediti. Il ragazzo deve essere nostro. Ci permetterà di cambiare tutto. Tornerò con lui. Non serve ricordarti le conseguenze di un fallimento. La lealtà è molto importante per noi. La fiducia è una valuta preziosa al giorno d'oggi. Quindi te lo chiedo di nuovo. Stai con la Mobius? Sì.
Ho fatto la mia scelta. Ora devi far seguire i fatti alle parole. Non esitare. Ora inizierò a contare. E quando avrò finito, ti farò una serie di domande. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ora vorrei farti alcune domande. Ti sei mai sentita abbandonata da quelli di cui ti fidavi? Oh.